Per fare i temi di scuola, vai subito con le cose. Noi ci divertiamo, c'è GPT, fa i temi, dai, poi. Niente brusio, ragazzi, mi dovete stare a sentire, eh? Facciamo pure un giro in moto dopo. L'importante è che. È un casco quello, sì. Ok, l'importante è che vi state a sentire. La faccio anche più corta, però datemi retta. Se no, faccio una domanda lì, non lo sentite. Per favore, proviamo, dai. Prometto che è divertente. Allora, poi, facci i compiti con ChatGPT, poi? Vai. Chi c'era? Ho sentito qualcuno che diceva, senza paura. Vai. Scrivi codice, ok, quindi già un uso più professionale. Scrive il codice. Poi che altro? Eh? Fisica e matematica con ChatGPT, quindi... Ma voi siete dell'università? Facciamo un po' di alzata di mano così ci muoviamo un po', allora... Come? Allora, aspetta, Boni, io vengo dal sud Italia, non capisco il dialetto, dimmelo. Per fare le verifiche dell'Armenio, che tra l'altro è lì. Le modifiche della? Le verifiche dell'Armenio. Grazie, prof, numero uno. Allora, ragazzi, facciamo un applauso all'Armenio. La scuola pubblica. Scuola pubblica, giusto? Allora, voi che siete dei discoli, dei criminali e dei rapinatori, tutti voi, dovete capire che questi professori qua, per una miseria di soldi, vi devono stare appresso. Li pagano poco, ve lo dico. Sì. Andate. Li pagano poco e siccome li pagano poco, quello che fanno lo fanno col cuore. Adesso, tra i numerosi cetrioli che i vostri professori dovranno affrontare, sapete che cos'è un cetriolo? Allora, un cetriolo è un ortaggio che si usa come sinonimo per un problema. Quindi affrontare cetrioli... Nella parte d'Italia da cui vengo e che mi piacerebbe anche oggi portarvi, avere dei cetrioli vuol dire che hai dei problemi, perché poi questi cetrioli si vanno a infilare un po' dappertutto. Capito che intendo? Allora, uno dei cetrioli che i vostri professori hanno... Boni, dai! Uno dei cetrioli che i vostri professori hanno è che adesso esci dall'intelligenza artificiale ed è difficile da gestire, è difficile capire... come voi vi potete divertire e fare cose usando queste cose qui e come loro vi devono far capire l'italiano, la filosofia, il senso critico. Allora io partirei proprio da qua. Facciamo conto che il tema della giornata è... Io sto andando completamente fuori traccia, ovviamente, come al solito, perché va benissimo, no? È importante andare fuori traccia. Allora, dobbiamo fare il tema... Prendiamo un argomento delicato, sulle guerre che ci sono in Medio Oriente, state seguendo? È un tema molto delicato, eh? Oppure dobbiamo fare un tema sull'identità di genere, sui gusti sessuali. Questi qui sono temi delicati. Allora, facciamo questi due esempi. Oh, chi è che fa casino? Chi è? Tu? Scendi e vieni vicino a me. Regà, vi faccio diventare pelati come me, non dovete fare bordello. Il prossimo che fa casino gli taglio i capelli, va bene? Allora, dobbiamo fare il tema... Oh, troppo casino, te lo dico. Giù e te ne vai, niente casino. Allora, dobbiamo fare il tema sulla guerra in Medio Oriente... La professoressa mi dice fai il tema, a me non va di fare il tema, preferisco andare fuori al baretto, a fumare, a fare sport, a quello che voglio fare a 16, 17, 18 anni e chiedo a ChatGPT di farmi lui il tema sulla guerra in Medio Oriente.
che scrive ChatGPT? Da che parte sta? Il fatto che lui mi sta dicendo quelle cose, che giro fa? Quei segnali, quelle parole, che giro fanno? Cioè, va bene se ChatGPT mi fa il tema, no? C'è problema. Però che cos'è che mi dice? Da che parte sta, per esempio, in quel caso? E anche il fatto che lui mi fa una cosa prefatta, io gli do un'occhiata e poi la lancio ai prof, no? Però magari ogni tanto, se diventa una cosa che mi interessa, ad esempio mia zia viene dalla Palestina, oppure parlando di identità sessuale, mia sorella ha una crisi perché non sa più chi è, vuole scoprire di più sui suoi gusti e vuole essere accettata, io mi trovo a parlare con una macchina che ha delle preferenze e che è stata costruita con delle preferenze. E non, cioè alla fine non è banale quello che sta succedendo, perché queste macchine qua che parlano ci danno l'impressione di essere onniscienti, vai lì, gli ha delle cose, quello produce, scrive temi, no? Fa delle cose pazzesche. E alla fine chi se ne frega se il tema lo fa lui? Quello che è importante, ve lo potranno confermare anche i vostri prof, è che noi usiamo il cervello per capire quello che è scritto, perché l'ha scritto e come si relaziona alle nostre vite e quello che facciamo. Quindi il senso critico è sempre il grande protagonista, mi confermate? Allora, entriamo nel dettaglio di come funzionano. Io poi ho fatto questo stregatto, è partito da me, siamo diventati 3.000, è una cosa che è completamente andata fuori di mano. Quindi la presentazione in teoria sarebbe su questo, però vale la pena di parlarne proprio in generale. Cioè, intelligenza artificiale è il vostro futuro. Noi ormai siamo vecchiotti, mi ci metto io per primo, ho 40 anni, io mi sento già vecchio. Questa qui è roba vostra, cioè siete voi che farete i conti con questa roba qua e i vostri figli faranno i conti con questa roba qua. E questa roba qua è potente, perché sono macchine che usano il linguaggio. Come fanno le macchine a usare il linguaggio? Facciamo un altro esempio di una cosa quotidiana che posso chiedere a ChatGPT. Che so, come si cucina il frico? Ieri mi hanno fatto assaggiare il frico. Buonissimo, ho avuto gli incubi tutta la notte. Però è veramente buono, quindi complimenti. Poi qualcuno mi spiega se le patate le lessate prima o ce le cuocete direttamente dentro. Allen mi ha provato a spiegarmi, ma ero già ubriaco quando ho fatto questo tentativo. Allora, questa qui è una cosa non politicamente carica, non c'è niente di sbagliato. Come fa lui a sapere la ricetta del frico? Allora, succede questa cosa. Tu prendi, immaginate una chitarra. Qualcuno suona la chitarra? Oh, ci sono diversi artisti. Sì, no, non c'è niente di male a suonare la chitarra, ragazzi. Cioè, l'ultima volta che se ne parla solo bene di chi suona la chitarra. Allora, immagina di avere, ascolta. Dai. Io tiro dentro un po' le persone per divertimento, non c'è niente di male. Allora, immagina di avere una chitarra, ancora che chiacchiera. La suoni sì o no sta chitarra? Oh, vai, come ti chiami? Alessia. Allora, Alessia, quando tu vai ad accordare la chitarra, che fai? Come funziona più o meno accordare la chitarra? Prendi la chitarra? Esatto, perfetto. Quindi tu, allora, Alessia ha detto, suono la corda e poi aggiusto la paletta. Vuol dire che tu fai andare il suono, cerchi di capire se le corde sono troppo lente o troppo strette e poi giri, no? In base a se sono lente o strette tu... Allora, immaginate, questi oggetti tipo ChatGPT li fanno in un modo simile, solo che le corde invece di essere 6 sono 100 miliardi, non sto esagerando, ChatGPT le prime versioni c'erano 180 miliardi di parametri, si chiamano, che è un nome statistico per queste corde che vanno accordate. Qualcun altro le chiama connessioni, perché sono simulazioni del tessuto nervoso e quindi è come se fossero dei neuroni che si parlano tra di loro. Le connessioni sono un po' paragonabili a queste corde di chitarra. Allora, io prendo queste 180 miliardi di corde di chitarra, quindi se te le immagini tutti in fila, cioè 180 miliardi ci fai 20 volte il giro del pianeta. E che succede? Prendo il testo da internet, tutto il testo che trovo, prendo tutta Wikipedia, prendo tutto Reddit, prendo tutto, prendo tutto quello che trovo su internet. E che faccio? Che faccio? Vabbè, tu sei...
Bravo, bravo, complimenti, bravo, bravo. Fortissimo, come ti chiami? Oh, Ettore ci ha già anticipato qualcosa perché è già addentrato, ha già studiato qualcosa. Allora, non funziona cosa il microfono? Ah, Ettore, sì, ok, allora adesso lo semplifico io perché poi tu hai detto una cosa che è già più spinta, ci arriviamo. Come funziona? Prendi questo modello, quando ti parlano di modello, model, ChatGPT è un large language model, ma sentite questa sigla? LLM? Sentite tutti? LLM. Chi è che non ha mai sentito LLM? Vale la pena che lo dico? Vabbè, diciamolo. Allora, perché gli scienziati e i ricercatori hanno chiamato la famiglia di oggetti tipo ChatGPT, perché li hanno chiamati LLM? Perché queste sigle criptiche? Perché i ricercatori e gli scienziati sono tutti dei pelati rinchiusi dentro una grotta che non vogliono avere a che fare con le persone? Sì, la risposta è sì. Però c'è anche un motivo poi di contenuto. LLM vuol dire Large Language Model, cioè GPT è pure Claude è un Large Language Model. E queste tre lettere derivano da tre cose essenziali. È large perché, l'abbiamo detto prima, perché c'ha tutte queste connessioni da aggiustare. È language ed è model. Language in che cosa sta? Sta nel fatto che invece di accordare la chitarra per produrre suoni, accordiamo la chitarra per produrre parole, linguaggio, bravo. Quindi è un large language model. L'aspetto model in che cosa sta? In questo contesto si parla di modello per riferirsi a un'entità che accoglie, interpreta, capisce ed è in grado di riprodurre dei pattern, dei formati, degli andamenti, in questo caso andamenti linguistici. È un modello del linguaggio perché tu prendi tutto il linguaggio che trovi sul web e lui cerca di capire come funziona il linguaggio, come mettere in fila le parole. In questo senso è un model perché tu gli dai il prompt, che sarebbe la conversazione, quello che gli dici, e lui deve produrre il prossimo token. Token sarebbe la sillaba, la parola. Infatti quando usate ChatGPT voi vedete scorrere tu 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 tu. Avete presente? Quello streaming. Quello è perché? Perché quando tu vai da ChatGPT e gli dici come si cucina il frico, questo qui è il prompt. Entra in questa chitarra con 180 miliardi di corde, quello che esce è il. Prendi quello che lui ha prodotto, prendi il prompt originario, come si cucina il frigo, il, quindi quello che tu hai chiesto più quello che lui ha prodotto come primo token. Non è un caso che i prezzi sono a token. Per chi lavora nell'industria di questa roba, io mi auguro che avrete a che fare più nel dettaglio, non paghi l'abbonamento al mese, paghi a token. Ok, il frigo si entra, esce un altro token, cucina. Il frigo si cucina, tu. Quindi lui ha a che fare continuamente con il testo prima e quello che lui stesso ha aggiunto. E in questo senso non ha un riverbero come noi nel cervello, non è che sogna, pensa, è una specie di riflesso gigante. Siete mai andati dal dottore quando vi dà la martellata sul ginocchio e il ginocchio parte? È così, cioè lui ha 180 miliardi di elementi di decisione, ma è assolutamente input-output, cioè è come se sputa subito una risposta, non sta pensando. Questo pensare, questo produrre linguaggio entra in gioco perché lo usiamo in loop, lo usiamo a catena. Questa cosa vi serve di saperla, ci arrivo. Ok, quindi è Large Language Model. Come li costruiscono? Prendo questa chitarra insieme ad Alessia, no? Con 180 miliardi di corde, prendo il linguaggio che trovo sul web, lui all'inizio spara parole a caso, cioè, se tu fai parlare ChatGPT prima che lo addestrano, lui fa non ha i pattern linguistici, però prendendo montagne di testo, io metto un pezzo di frase, immaginate di prendere a caso una frase da Wikipedia o da Reddit, a caso, gliela metto in input, lui produrrà la sillaba successiva, all'inizio è una sillaba a caso, quindi dove stava il nostro, come mi serve un volontario, come ti chiami? Carlo, allora, qual è il tuo sport preferito?
Calcio. Allora, Carlo, domenica va a giocare la partita di K. Tu metti questa frase nel language model, non addestrato. Lui non ha ancora capito il linguaggio come funziona. E quindi Carlo va a giocare alla partita di K. Abbiamo tutti pensato la stessa cosa, non siamo così banali. Cazzo! Ok, quindi produce quella cosa lì. Ovviamente ha sbagliato, lo dobbiamo correggere. E quindi andiamo, come faceva Alessia con la chitarra, no? In base a come la chitarra suona, io allento e stringo le connessioni. C'è un procedimento matematico per cui invece di sentire i suoni, aggiustare le corde, vedi se le sillabe sono giuste e aggiusti queste connessioni in base a se le sillabe prodotte sono giuste oppure no. Quindi piano piano arriverà a dire, negli esempi successivi, Carlo, domenica è andato a fare la partita di calcio. E io smetto di correggere le connessioni. Ma la cosa interessantissima di questo è che se noi facciamo questo lavoro su montagne di testo sconfinate, lui nel diventare il più bravo possibile a dire come continua il testo, era una trombetta, ma che era? Nel diventare più bravo possibile a produrre testo, capisce il linguaggio, sembra che pensa, sembra che ragiona. Quindi c'è, il fatto che siamo vivi in un periodo storico del genere, ragazzi, io nei vostri panni, soprattutto per il fatto che voi avete tutti, chi meno, chi qua 20 anni o qualcosa, io al posto vostro sarei arrapato a 1000. Cioè voi potete fare una quantità di roba con questi oggetti che non avete idea. E qui passo al secondo punto. Il primo punto è che questo qui è un motore linguistico. Quando sui media vi dicono AI e varia la pubblicità AI, perché con AI fai AI quest'altro, salti su una pagina, la prima cosa che ti chiedono è un'email e un abbonamento, ocio, perché in realtà voi che siete molto più furbi e molto più creativi e molto più carichi, avete a disposizione queste cosette qua per fare i vostri agenti, le vostre intelligenze artificiali. Quindi il mio stimolo principale, cioè proprio se riesco a far passare questa cosa sono contento, è che uno, questi qui sono motori di linguaggio, non sono intelligenze. Perché? Perché l'intelligenza la facciamo noi, come? Prendendo il motore di linguaggio e dandogli una memoria, dandogli la possibilità di guardare nei dati, dandogli la possibilità di andare a comprare prodotti, dandogli la possibilità di andare a fare prenotazioni, dandogli la possibilità di guardare nella rubrica dei contatti e contattare gli amici. Questi qui si chiamano agenti. Come li costruisco gli agenti? Facciamo qualche esempio di agente. Agente l'avete sentito? È arrivato agente? Facciamo un altro sondaggio. Allora, language, chi ha sentito già parlare di language model? Un bel po'. Agenti, chi è che ha già sentito parlare di agenti? Un po' di meno, ok. Allora, qual è la differenza? Il language model è questo intoppone, questa scatola nera di cui abbiamo parlato che produce linguaggio. L'agente è una cosa più sofisticata, più carina e soprattutto più utile, non solo per creare ma anche per fare attivismo, per portare a casa la pagnotta. Eventualmente qualcuno di voi potrà anche diventarci milionario. Ah, se diventi milionario, prometti? Edgar? Ettore. Allora, diamo spazio a Ettore. Ettore sta per promettere che se diventa milionario con l'intelligenza. Ma... la metà pure! Allora, aspetta, qua c'è già chiedo... No, conflitti di interessi, male. No. Allora, 10%? Oh! Cioè, sono stirato io, cioè, non c'è un euro. Perché lei ti aiuta nel... supporto vitale... Bene. Allora, Ettore, non metti che... Con l'intelligenza artificiale? Vacanza? Va bene, intanto sviluppo kernel, quindi non me ne frega niente. Grande,
Allora, era un gioco, questo per capire che c'è un grosso movimento, grazie mille per aver giocato, c'è un grosso movimento di soldi intorno a questa roba, quindi se tanti di voi se la sentono furba, ma a me che me frega della scuola, ma a me che me frega dei pelati che fanno l'open source, roba di questo tipo, voi non avete idea di quanti soldi girano adesso qua dentro. Girano talmente tanti soldi e talmente tanto consumo di energie, di talento, di marketing, che le big tech americane, notizie di questi mesi, stanno affittando centrali nucleari per alimentare i language model. Ripeto, Google e Microsoft stanno affittando centrali nucleari per alimentare l'energia che serve per far girare sta roba. Ho convinto un po'? Non solo, stanno nascendo delle piattaforme. Questo qua ce l'avete in tasca il cellulare? Sicuramente. Allora, questo qui tra un po' è roba da vecchi. E capirete che vuol dire stare nei nostri panni. Scusa se ti ho dato del vecchio, era giusto fare una cosa al noi. Allora, quindi anche voi saprete che questa qui è roba da vecchi. Perché non vale la pena di stare lì con le tastiere a prendere sto catorcio qua. Fatemi prendere il catorcio. Eccolo, questo qua. Cioè questa qui è una cosa che tra qualche tempo diventa come scrivere il proprio nome sulle tavolette di marmo. Cioè il fatto che tu devi muovere un pezzo di plastica per vedere una cosa che si muove su uno schermo per cliccare sulla roba è già roba da vecchi, va bene? Però una cosa rimane, parliamo con le macchine, non serve che stiamo lì a smanettare più di tanto? Tu parli con le macchine? L'uomo che su Scovi, come ti chiami? Dylan sarà l'uomo che sussurra alle macchine, sarà la nostra ispirazione perché poi Ettore deve fare i soldi, quindi abbiamo quello che fa i soldi e quello che ci dà la mission, come dicono le aziende, noi abbiamo la mission, ok? Allora, però una cosa rimane costante che è la piattaforma, che vuol dire che quando sono arrivati questi qua, le big tech, quelli che hanno creato i cellulari, hanno creato una cosiddetta piattaforma, ci hanno detto: noi mettiamo a disposizione infrastruttura e i dispositivi di base e tutti se li comprano, e chi vuole fare attività, impresa, chi ha iniziativa, deve fare delle applicazioni, perché questo è il generico e abbiamo uno schermo su cui ci sono un sacco di rettangolini colorati, Instagram, TikTok, la qualunque, e saranno le applicazioni, e noi facciamo da piattaforma per le applicazioni. Questo che i signori della tecnologia stanno facendo è creare l'infrastruttura di modo che noi facciamo gli agenti, che sono il corrispettivo delle applicazioni però nell'intelligenza artificiale. Capito? Ettore fa i soldi facendo l'intelligenza artificiale ad esempio per il turismo, perché magari fai un bel bot dove tu vai là e glielo dici, cioè premi un pulsante e fai: voglio andare in Grecia, ti piace più il mare o la montagna? Mare, andiamo al mare. Allora dici: io voglio andare in Grecia, voglio fare una vacanza avventurosa low cost, c'ho lo zainetto, mi voglio buttare al campeggio, prenota. Capito? Di questo stiamo parlando. E lui fa tutto. A te ti arriva solo che ti cala la carta di credito. Ovviamente nei primi tempi butterei giù miliardi di, cioè tipo 2000 euro a botta, perché quello compra cose a caso, però piano piano ci riusciamo, non ti preoccupare, anche perché abbiamo il tuo supporto morale, immancabile. L'importante è che quando diventi ricco, tutti in vacanza. Quindi questi qui sono piattaforme, come? Esatto, gli facciamo allora il bot, prenoterà per la vacanza per tutti. Oh, troppo bella questa cosa qua, non ce la siamo preparata, giuro. Stiamo parlando di veri milionari. Quindi per chi di voi poi capisce di che sto parlando un po' più a fondo, ovviamente non stiamo parlando di milioni, stiamo parlando di scoperte scientifiche che stanno irrompendo nella vita civile e ha un sacco di implicazioni. Ok, quindi quello che questa qui è la piattaforma per le applicazioni, stanno arrivando le piattaforme per gli agenti. Questo che ho fatto io, che si chiama Stregatto, adesso se c'è tempo ve lo faccio vedere,
è uno strumento open source, cioè non mi dovete pagare, fate esclusione ovviamente per la vacanza che mi hai appena promesso davanti a tutti, se diventi milionario, fate esclusione per questa cosa qui, lo potete usare. E che cosa fanno questi oggetti qua? Si agganciano al language model, che sia ChatGPT, che sia Claude, che sia un altro, ce ne sono alcuni che girano su computer locali, ci sono imprese che si stanno specializzando su far girare language model in casa, di modo che i dati non vadano in giro per l'internet. Quindi facciamo finta, tiro dentro tutti, come ti chiami? Ah, Davide diventa un big pharma. A un certo punto dici, ma io voglio fare i soldi con le pillole, la butto là, eh. Ah, Davide pure tu ci sei. Allora i nostri amici diventano, a un certo punto dici, vabbè, facciamo i soldi con la big pharma, ci inventiamo, attenti, è solo un gioco, ci mettiamo d'accordo, diventiamo milionari vendendo pillole, e ci abbiamo accesso ai dati degli ospedali, così quando la gente, noi abbiamo un'intelligenza artificiale che legge le cartelle cliniche delle persone sulle malattie che hanno avuto in passato e suggeriscono le pillole. Secondo voi, Davide, questo tipo di contenuto lo fa andare ai server di Microsoft, di ChatGPT, di chi che sia? Come sì? Stiamo parlando dei dati sanitari dei cittadini italiani, cioè Davide deve fare i soldi, però non è così spietato che manda... No, Davide, sei così spietato, cioè tu i dati comunque nostri degli ospedali li tieni in Italia. Eh? Allora, la risposta è dipende da quanto ci pagano. Vabbè, io ci rinuncio, ragazzi, è stato un piacere. Allora, scherzi a parte, vogliamo fare in modo che i nostri dati rimangano su intelligenze artificiali locali, italiane, protette dal nostro Davide, no? Perché tu comunque hai una strada, sei anche rispettoso delle leggi, vuoi proteggere i nostri dati, no? E noi ti paghiamo volentieri per il fatto che lo stai facendo, io per primo, giuro. E sempre se succede sta cosa che diventate milionari, non mi voglio prendere troppi impegni, Davide, quindi quando arrivano i milioni, per adesso fiducia se ti è possibile, va bene, dai. Sì, no, stiamo giocando, ovviamente il senso è un altro. Allora, quindi lui vuole fare in modo che i dati non fanno il giro del pianeta, attenzione, che cosa fa? Si mette il language model in casa. Se vi volete mettere un language model in casa oggi, della potenza di un ChatGPT, ci vogliono decine di migliaia di euro, capito? Quindi piano piano queste cose, i computer diventano più veloci, però si può fare in modo che lui costruisce una cosa sana, che le persone utilizzano senza compromettere dati, senza offrire intelligenze artificiali che hanno certi scopi politici e propagandistici. Capito che discorso si apre? Col fatto che questa roba sembra che ci stai parlando, sembra che sia un ente che ha un'intelligenza, è facile dimenticarsi che c'è qualcuno che li costruisce, c'è qualcuno che li declina per avere un certo orientamento politico, sociologico, filosofico, linguistico, morale, sessuale. Sono comunque persone che ci sono dietro. Quindi se volete fare la parte in futuro di chi partecipa alla costruzione critica attiva di questi oggetti, benvenuti in intelligenza artificiale. Altrimenti rimarremo dei fruitori passivi e continueremo a mandare flotte delle nostre foto e dei nostri pensieri dall'altra parte del pianeta, di modo che invece di farci i soldi noi ce li fa qualcun altro, perché di questo stiamo parlando. Adesso vi faccio vedere veramente lo stregatto. Non so, io ho finito il tempo però. 15 minuti? Allora, cogliamo l'occasione per fare un applauso ai ragazzi del LUG. Questi sono tutti volontari, eh? Quindi per chi di voi ha voglia di fare attivismo, cioè crede in questo tipo, che ha questo tipo di sensibilità per la tecnologia e per lo stare insieme in società, nel tempo fatevi avanti, partecipate a questo tipo di iniziative.
Ci vuole tanto coraggio e tanto cuore, però vale la pena. Allora, ragazzi, dai, ultimo 10 minuti di attenzione e poi vi lascio stare per tutta la vita, probabilmente. Allora, ciao, come ti chiami? Allora, questo qui che state vedendo è lo stregatto, se lo cercate online si chiama Cheshire Cat AI. Ha fatto il giro di Europa, anche un po' del mondo, è un progetto tutto italiano e l'abbiamo costruito insieme in più di 70 persone in Italia, ha fatto il giro del mondo. Adesso cominciano ad esserci bulgari, cinesi, russi. Quindi è una cosa che parte dall'Italia con questi ideali di cui vi ho parlato, cioè di fare intelligenza artificiale open, più controllabile invece che essere dei semplici fruitori. E effettivamente la cosa è completamente sfuggita di mano. E torniamo alla... insomma, ve lo cercate, ve lo scaricate, c'è il repo GitHub, c'è il Docker, se conoscete Docker, c'è... insomma ci sono mille modi per usarlo, per lanciarlo. Io ve lo faccio vedere in azione. Ripeto, questo qui non dovete pagare nulla, lo usate e basta, lo scaricate e lo fate girare, lo potete agganciare sia a ChatGPT sia a Llama, language model che fate girare locale, cioè tutto un universo, lo potete agganciare a vari language model. E lui dice, sono Wikigat, un'IA che ti aiuta a cercare informazioni su Wikipedia. Facciamo giusto un paio di prove. Allora, cerca su Wikipedia. Conoscete Wikiquote? Ci sono le citazioni? Ah, visto che vogliamo diventare milionari, da chi è che ci facciamo consigliare come diventare milionari? Ho sentito un sacco di nomi, dai. Steve Jobs, vi va bene Steve Jobs? Ah no, adesso giro. So che c'è il ragazzo della regia che mi ha detto: Piero, stai fermo, altrimenti facciamo come il panda allo zoo, cioè ti spariamo il sedativo. Ti stai muovendo troppo. Ok, che cosa è successo qua? Lui ha tirato fuori un po' di citazioni di... come ti chiami? Luca, allora questa qui è interessantissima sia dal punto di vista pratico che scientifico. Voglio dargli in pasto una pagina web specifica su cui ci sono dei dettagli specifici e non è detto che ChatGPT li sappia. Però stanno su un posto che... Allora, facciamo questa cosa, ci abbiamo solo 10 minuti, vi faccio vedere questa grande. 5? Raga, mi dispiace, io starei qua 6 ore a rompervi le scatole e a farvi diventare milionari. Però il messaggio della giornata spero che sia arrivato. Non usate l'intelligenza artificiale come fruitori. Usatelo come strumento per realizzare i vostri sogni. Per creare, per lavorare, per fare quello che vi pare, purché sia una cosa che volete fare voi, purché non state semplicemente, capito? Così. Perché quello è il problema, ok. Allora, io so che c'è su Wii. Prendiamo Rico ricetta. Allora, ChatGPT è una pippetta col frigo, non sa benissimo il frigo come si... Ah, ecco, scusate, la solita cosa di Google a proposito di corporation. Cerchiamo la ricetta del frigo. Patate. Vediamo un po'. Ricetta fico con patate e cipolle. La ricetta del frigo... Ok, proviamo queste, va, la ricetta della nonna, frigo friulano, ci piace questa ricetta? Qua c'è scritto che il frigo va consumato caldo, è importante, l'hanno messo pure in grassetto, va bene, prendiamolo. Oh, per inciso, noi qua adesso stiamo prendendo una pagina web, ma può essere pure un PDF, può essere quello che vi pare, Pronto? La stiamo caricando, Vai, vediamo che ci dice. Ho scaricato la pagina, sto passando. La sto leggendo. Adesso se non funziona faccio una figuraccia di quelle proprio... Eccolo, ho finito di leggere, ho fatto 13 pensieri. Come va consumato il frigo?
Allora, il frigo va consumato caldo e rigorosamente accompagnato dalla polenta. È importante servirlo freddo. Cioè, ha appena detto che è caldo, vabbè, buonanotte. Non servirlo freddo, scusi, ho avuto un attimo di distrazione. Quindi in realtà è stato coerente. Allora, vai raga, il fatto che stiamo tutti sul pezzo è una grande cosa. Vado in chiusura, altrimenti il ragazzo dalla regia lo vedi che entra tipo Chuck Norris col calcio rotante. Declarative, allora, per produrre questa risposta, attenzione, questa è la ciliegina sulla torta, ragazzi, è qua che diventiamo milionari, per favore. Per produrre quella risposta, lui ha consultato il bot. Prima di darmi la risposta, ha consultato i pezzi di testo che vengono dal sito che abbiamo caricato insieme. Hai visto prima abbiamo caricato il sito? Lui che ha fatto? Ha preso il testo della pagina, se l'è tutto spezzettato e l'ha messo in una memoria interna che si chiama memoria vettoriale. Allora, vi sconsiglio di parlare di memorie vettoriali se avete appuntamenti romantici, così, perché non funziona granché. Però la ricetta del frigo ve la potete giocare, la ricetta del frigo, ragazzi, l'ultima cosa, dai, per favore, ce l'avete fatta fino a mo, gli ultimi 5 minuti. Alessia, cioè, ci servi anche tu, dammi una mano Alessia, sono gli ultimi 5 minuti, ok. Allora... Vedi qua che lui si è preso dei pezzi di testo, dai, ho finito, mo me ne vado, giuro che il pelato se ne va. Ha preso dei pezzi di testo, da dove li ha presi? Guarda là, ricetta della nonna, frigo friulano. Che cosa è successo? Se voglio chiedere a un agente, un po' come facciamo con Ettore col Booking o con Davide col Big Pharma, se voglio caricare memorie personalizzate, quello che succede è, immagino la nostra prof fa il language model, giusto? Io vado dal language model, da utente, faccio il prompt, quello che tu di solito scrivi dentro ChatGPT, ok? Vado dal ChatGPT, la prof fa ChatGPT e io dico, come va servito il frico fatto alla maniera di mia nonna Giuseppina? Il language model mi dice... caldo. Ipotizzo caldo perché di solito si fa caldo, però che ne so di tua nonna Giuseppina? Cioè, sono contento per te, per tua nonna, ma io sono ChatGPT, ho lento l'internet, tua nonna non mi risulta, giusto? Cioè, una cosa che fa parte della nostra conoscenza che possiamo scrivere da qualche parte, ok? Dai, la ricetta del frigo di nonna Giuseppina, quando è che la sa l'agente di intelligenza artificiale? Quando quello che io ho detto, invece di andare direttamente al language model, giuro che me ne vado, l'ultimo minuto d'attenzione, quello che io dico, invece di andare direttamente da questo modulo linguistico alla chitarra, faccio un giro più lungo, vado da un database in cui ho tutte le ricette personali, vado in un database in cui c'è la trascrizione delle ricette segrete di nonna Giuseppina, cerco qualcosa qua dentro, prendo la ricetta del frigo di nonna Giuseppina, torno dal language model e faccio un bel prompt modificato sotto il cofano, prompt modificato, dove c'è la conversazione, la domanda che io ho fatto e poi scrivo, rispondi sulla base di questo contesto, tu, e ci metto pure i pezzi della ricetta di nonna Giuseppina. Quando vado da ChatGPT dico, come lo vuole il frigo nonna Giuseppina? La GPT avrà a disposizione la mia domanda e della conoscenza specializzata che io ho pescato da un'altra parte. Capito come? Questa qui si chiama RAG, la RAG, tipo questo sistema te la fa in automatico. Potete fare queste cose e molto di più, però credo di aver finito il tempo. Qualcuno ha detto no, dai, ti voglio bene, grazie. Ma hai alzato l'autostima! Grazie. Allora,
Scherzi a parte, grande ringraziamento per chi ha organizzato la giornata di oggi, perché sicuro ci vuole un sacco di cuore. Grazie per essere venuti. Intelligenza artificiale la facciamo, non la subiamo, e voglio vedere gli italiani che fanno casino e fanno resistenza e si ritagliano il loro pezzo di intelligenza artificiale senza lasciarlo in mano agli americani. Fatelo! State pure seduti perché iniziamo subito. Ehi, ehi, dov'è? Cioè,